Per affrontare la Darkstar bisogna aver almeno finito una volta il gioco. Fatto ciò, bisogna aver sfidato su Lampo Folgorante la squadra degli angeli o su Fuoco Esplosivo la squadra dei demoni. Una volta sconfitte, si attiverà nel menu collegamento l'opzione segreto. Lo effettuiamo e avremo modo di combattere contro la Darkstar. Ovviamente una persona deve avere Lampo Folgorante e l'altra Fuoco Esplosivo ed entrambe devono effettuare segreto, altrimenti nulla. La Darkstar apparirà prima al Monte Magnitude, dove l'affronterete la prima volta. La seconda volta per il Super Torneo Fantastico sarà nel terzo piano della Torre del Condor, nell'area italiana. Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Linkron in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante. Oggi partita davvero importante contro una squadra davvero potente, la Darkstar. Vediamo un po' chi saranno mai questi fantomatici Darkstar. Sembrano due personaggi conosciuti. Sahel, sei tu? E tu sei destra? Non capisco. Ma la Destar e la Nightstar non dovrebbero essere squadre rivali? Tremate, umani. I signori del male sono tornati. Che cosa? Dove sono? Sono proprio di fronte a voi, non ve ne siete accorti? Siamo noi, i signori del male. Tutti noi. Gli angeli e i demoni hanno unito le forze per creare la Darkstar. Darkstar? Ci stai davvero dicendo che la Daystar e la Nightstar si sono unite per formare un'unica squadra? All'avvicinarsi del Millennium ho sentito le forze del male farsi sempre più potenti. Ma non avrei mai pensato fino a questo punto. Tutte le opere e occupazioni, i preparativi, sono stati inutili. Il male si è impossessato delle nostre menti e dei nostri cuori. Sahel! Mark Evans, ti supplico, fermaci! Salvaci! Prima che facciamo qualcosa di orribile. Oh no, è terribile! I demoni si sono impossessati di Sahel! Ascoltami, Mark Evans! Arrenditi al nostro potere! E qui! Inizia la battaglia per la vera salvezza! Nonostante siamo scampati al giudizio divino della Daystar e della Nightstar, la Darkstar prende sopravvento del mondo umano e vuole farci inginocchiare, ma noi saremo vittoriosi. Questa volta sarà facile. Io ero pronto a livelli assurdi e invece no. I livelli assurdi, almeno all'82 se non sbaglio, allora ci sono nella Torre del Condor. Avevo letto qualcosina al riguardo, ma pensavo già da ora. Vabbè, però insomma, quelli della Daystar ormai li abbiamo visti due volte, quindi partiamo da quelli che non conosciamo. Astaroth. Che ha come tecnica colpo finale, ma è anche una specie di difensore con calcio stordente 3. Poi Rubu, perché ruba la palla. Hibimos, con le corna del toro, perché sappiamo comunque sia che le corna nel satanismo sono sempre ricorrenti, anche se le corna del capriolo, non del toro. Malphas, destra, che ha raggio ombra, che è una tecnica potentissima. Zanos. E gli altri sono degli angeli. Va bene, cominciamo allora il massacro. Il loro massacro, perché noi siamo molto più potenti di loro. Ma davvero tanto, e non sto scherzando. Vabbè, la mia tattica oramai è quella. Il team per il momento non lo cambio perché devo vincere a tutti i costi. Andiamo a segnare con Sanford, va subito. Pinguino imperatore numero 1. Però se hanno scelto come portiere il portiere della Nightstar, vuol dire che è più forte lui del portiere della Daystar. E colpo finale è davvero forte. In realtà si chiama La Fine, però... Fortino è calciatore qui, eh? Davvero, davvero fortino. Inginocchiatevi di fronte alla potenza delle tenebre. No, non mi inginocchio. Mi fanno male le gambe. No, non è vero, però, per dire. Ah, col giro di valzer questa è noiosissima, noiosissima. Pling.
Ovviamente sono tutti quanti super potenti, hanno le stesse caratteristiche mantengono le stesse proprietà caratteristiche, come volete dirlo, degli angeli e dei demoni, che non consumano punti perché sono entità superiori. In teoria non dovrebbero neanche averlo il contatore dei punti loro, perché non li consumano. Però ognuno fa quello che pare col proprio gioco. Vediamo un po' se riusciamo a bloccarlo con flash fotonico. Più che altro ce l'hanno messo perché è una cosa fissa. Dovrei andare a scrivere altre linee di codici per levare il contatore dei punti tecnica e una rottura di scatole. E chi capisce di programmazione lo sa. Buono! Oh, attenzione però, eh! No, vado con fiammata tripla comunque, dato che voglio fare gol assolutamente. Un botto ci è. No, sto a vedere, se no non ci entro nello schermo. Mi taglia la testa. Va, mo non ce la fa. Assolutamente, è impossibile. Da Axel, non ce la fa. Si vede quando torce la palla. Si vede in quel momento lì. Talmente tante volte l'ho dovuto affrontare a questi della Dark, della Nightstar, prima di vincere, che oramai ce lo so. Ho dovuto allenare. Prima li ho affrontati 3 volte. Perdendo sempre per un gol. Mi recuperavano alla fine su fuoco esplosivo. Poi l'ultima volta ho detto: vabbè, sai che c'è, mi alleno. E alla fine, a forza di allenarmi, l'ho sconfitti. Perché non c'avevo voglia, dato che avevo già fatto diverse volte le stesse squadre. Addirittura sul lampo folgorante l'ho fatte tantissime volte le squadre del signor Firewheel, le prime che puoi fare praticamente. E non mi andavo di starle a rifare anche su fuoco esplosivo, quindi ho detto lasciamo perdere, va. Però comunque sia, l'ho dovuto comunque fare per vincere. E ho vinto con 1-0, praticamente nulla. Nulla rispetto al lampo folgorante che ho battuto gli angeli. 5-0 al primo tentativo, poi, mi sembra, non mi ricordo. Però l'ho sconfitti di brutto. Questi non mi interessa quanto li sconfiggo, però li voglio sconfiggere. Anche perché poi, una volta che li sconfitti qua, vanno nel super torneo fantastico vanno. Allora, il fatto che Xavier si porta troppo avanti non mi piace. Devo trovare una formazione che non me lo faccia. Una formazione no, perché è sempre andata bene così. Però dico, la squadra avversaria si vede che avanza troppo. C'è una formazione che li fa avanzare e quindi lasciano la difesa in fuori gioco. Purtroppo è così. Perché seguire tutte queste tecniche speciali? Pensano di essere così bravi? Deve essere il potere della Darkstar. Forza ragazzi, potete farcela. Quando ho sbloccato la squadra, mi ha scritto: puoi affrontare una nuova squadra. Ovviamente ti dice anche dove andarla a trovare. Però non ti dice se è forte o no. Ed è un punto a favore del gioco. Perché ti devo dire se è forte o no? Comunque sia, se sei stato in grado di sconfiggerli una volta, eccolo qua. Se li hai sconfitti una volta, ovviamente non avrai problemi a sconfiggerli una seconda. Perché bene o male, anche se si sono messi con gli angeli, non è che cambia tanto, eh. Tocca a Xavier. Niente, me l'ha bloccata proprio all'ultimo. Con Kevin non ho più punti, quindi ok, vale. Volo di Icaro. Beh, è fortina come tecnica. La usano della Zeus, quella della Zeus, l'unicorno. Poi chi altri la usa? So che la usa qualcun altro, ma non ricordo. Dai, Qualcos'altro? No, mo ti blocco io. Grande. Perfetto.
È bello vincere i contrasti contro questi tizi qui. Ti fa sentire potente. Vedi, non avanza quando deve però dopo la fine. Volevo fare una tecnica ma non so perché mi ha premuto. Non lo so, qua fa come si pare a lui. Jack che sta così avanti, non si sa perché. Ho praticamente una formazione che li fa avanzare troppo. Avanzare troppo, ragazzi miei. Vabbè, andiamo in furore. Visto che non potevo fare altro. Quando siamo in furore va bene qualsiasi tecnica, più o meno. Più o meno. Vorrei riuscire a potenziarla. Intanto un gol l'ho fatto, quindi va bene. Goal! Continuiamo a fare pressing. Beh. Si riconosce, si riconosce. Purtroppo non si è potenziata nonostante l'abbia usata tante volte. È un vero peccato. Ok, fiamma sfrecciante. Sì, pallone malefico c'hanno loro invece di pallone angelico. Ovvio. Oh, gravità massima, grande. Austin, i contrasti, fa paura, eh. È una belva. Li vince spesso e volentieri. E vabbè, non c'è problema. Ah! Non ce la fate, non ce la fate. Quanti punti mi rimangono? Non abbastanza per tempo accelerato. Vorrei provare a finirla il più in fretta possibile. Grande. Tocca a Axel ancora una volta. Eccolo qua, vediamo un po'. Per due punti. Andiamo con tormenta di fuoco, la para forse. Anche se è Axel, eh. Però potrebbe pararla tranquillamente. Goal! Continuiamo a fare pressing. 3-0. Che vi aspettavate? Di certo non sarebbe stata una passeggiata. Per voi, per me. Pure troppo per me. Vieni qui, tatino. E dai. Non fare cattivo, su. Oh yeah. Come blocca quel pallone, ci atterra sopra. Non a me. Non a portiere. Vai, sprechiamo tempo. Tanto è finita. Finisce 3-0. La prossima è venerdì sicura. Ma cosa? Vedi, non è neanche il tempo. Hai vinto, grazie. Avete visto la nostra superiorità? No. Devo pregare per il perdono. Vediamo un po' come va. Tutto quanto della Darkstar. Sì, perché non abbiamo potuto affrontarla noi in realtà in questo gioco, quindi bene così. Direi che ci siamo quasi con i giocatori, eh. A parte Flair siamo tutti a un livello abbastanza alto. Oh, manca Torres al 60 però. Uffa. Allora ragazzi, come si conclude questa aspra unione tra angeli e demoni? Che cosa ho fatto? Sembra che sia tornato in sé. No, non può essere! Com'è possibile che gli invincibili signori del male vengano umiliati da comuni mortali? Abbiamo aspettato questo giorno per mille lunghi anni. Tutta questa attesa per niente. Esseri malefici, come avete osato corrompere i nostri animi puri? Non vi perdoneremo mai e non dimenticheremo ciò che avete fatto. Preparatevi a essere immondi!
Fatti la parte, mortale. Basta litigare. Non vedi che non è in grado di battersi? E neanche tu. Non so cosa facciano gli angeli e i demoni di solito, ma credo che dobbiate divertirvi di più quando giocate a calcio. Andiamocene via da qui. È un luogo sacro. Via. Ascoltami bene, Mark Evans. E anche voi dannati angeli. Questa è la mia profezia. Tra 1000 anni, quando il prossimo millennium arriverà, noi vinceremo e domineremo il mondo. Godetevi la pace effimera che avrete fino ad allora. Non durerà a lungo. E se ne vanno. Perché vi siete messi in mezzo? Voglio la verità, mortali! Sire, non arrabbiarti con lui. Dopotutto sono stati loro a farci rinsavire. Sì, hai ragione. Ma sappiate che, se metterete a repentaglio la pace di queste isole, la giustizia divina non vi darà scampo. È come se avessi sognato. Ma erano davvero angeli e demoni? Non so, ma ora non ha più importanza. Spero solo di poter giocare di nuovo a calcio con loro. Sì, Mark, ancora una volta giocheremo a calcio con loro. Per il super torneo fantastico! In fondo un po' capisco perché Akira Ino abbia voluto fare un reboot di Inazuma Eleven piuttosto che continuarlo. Nel senso che, vabbè, sono passati 10 anni dal primo Inazuma Eleven e quindi ha voluto, diciamo, continuare da lì. Però non ha continuato con gli spiriti guerrieri, viaggi nel tempo, angeli, demoni. Sempre con le tecniche speciali, però seguendo più la linea di Inazuma Eleven, il primo Inazuma Eleven. Molto bene. Ogni modo, Cuggio, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.